Svuota la spesa, acqua e sapone. Mi mancavano assolutamente quelli che erano i detersivi, quindi sono andata a fare un po' di sport e per la modica cifra di 55 euro sono andata a prendere, allora vi faccio vedere subito, questo ammorbidente Nonna Papera. Il profumo è gradevole, io vi dico, fresco, io vi dico, Nonna Papera, vedete che è? Io non ho mai avuto il bucato così profumato come quando ho usato questi prodotti, cioè l'ammorbidente e il detersivo. Cioè, sono fenomenali. Io non ho idea, veramente ho avuto il bucato, ma estremamente profumato, cioè io lo mettevo anche l'estate fuori. C'era mia nipote, passava e diceva, ma che cos'è che profuma così tanto? Quali sono i prodotti che usi? Perché il tuo bucato sia così profumato, e ve l'ho fatto vedere. Questi prodotti costano, Nonna Papera, 2,50 euro, 1,65 euro la candeggina, sono 3 litri, 1,65 euro. Adesso provo ad annusarla perché a me la candeggina non è che piace tantissimo, però sapendo che comunque serve, non riesco ad aprirla. Perché ovviamente c'è. Vabbè, facciamo che vi fidate, ve lo dico la prossima volta. Comunque, 3 litri, 1,65 euro. Di questa Nonna Papera ho preso la versione con la versione glicine, questa, e la versione invece classico, che è questo. Qua parliamo sempre di 2 litri e mezzo di prodotto, alla cifra di. Aspettate, 2,50 euro, questo annusiamolo subito. Buono, 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 ma secondo me questo è il migliore. Questo è un profumo fantastico. Questo è il glicine, me lo annuso ancora perché è buono, 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 buono. Se lo sapevo ne prendevo due di questi, mannaggia a me. Poi ho preso Cif Ultra Muffa. Questo qua non l'avevo mai provato. Siccome ho un problema su alcune fughe, di solito io prendo il ditino, non imbevuto nella candeggina, ma sporcato nella candeggina, non il dito, ma lo straccio e lo passo all'interno di quelle che sono le fughe. Ho visto questo, proviamo per la cifra di, anche questo era in offerta, non ho capito perché tutti i prodotti per la muffa erano in offerta. Ajax, no, è Ajax, no, è Cif. Cif Spray 2,49. Poi ho preso invece della serie Coccolatevi questi aggiunti un tappo, anche mezzo, all'interno del cestello della lavatrice. Danno un profumo micidiale a quella che, micidiale nel senso buono, a quello che è il bucato. Quindi l'ho preso talco, questo è buonissimo. Poi l'ho preso vaniglia, ottimo. E avevo preso anche questo, primavera, anche questo qua che era combinato con questo. Pazzesco, cioè si sentiva fuori, fuori con l'aria, si sentiva il profumo del bucato. Poi hanno fatto anche l'ammorbidente super profumante della Coccolatevi. Questo andava, allora, quelli di prima, talco vaniglia, venivano 3,95 euro. Questi sono dei profumatori, quindi per bucato. Questi invece sono degli ammorbidenti per 1,5 litri circa. Mi dice che profuma per 5 volte tanto, molto profumato. Questo sa proprio di rosa. Sì, rosa ametista. Questo è proprio rosa. E poi ne avevo preso un altro che mi diceva essere super profumante, aroma sensual. Vedevo che c'era l'arancia e credo che fosse il gelsomino, però adesso andiamo a vedere.
Buono. Questo è molto buono. Si sente l'arancia e non so cosa sia l'altro profumo. No, non lo so. Non so quale sia il profumo che forse sono i fiori d'arancio. Può essere, non lo so. Questi venivano della serie coccolati di 3 euro e 90 uno e 3 euro e 85 l'altro. Poi ho preso, questo per me è il non plus ultra Ajax per i pavimenti. Questo mi fa un profumo, questo mi fa il profumo di pulito per eccellenza. Questo lo uso anche tante volte per pulire i sanitari, perché c'è, cioè, il profumo che da lui mi dà proprio la sensazione della freschezza, della pulizia. Questi invece, sempre della serie Coccolatevi, Sandro e sì, Sandro, Sandalo e Ambra. Questo per gli ambienti oppure anche negli armadi, adesso che si tirano fuori quelli che sono i cappotti, insomma, per arieggiare un po' anche l'aria dell'armadio, perfetti. E questo qui, sempre della Coccolatevi, questo costa 3,85. Poi ho preso il Colluttorio Menta Dent 5x. Questo è buono perché ha questa essenza. A me il Menta Dent non è mai piaciuto moltissimo, perché lasciava una sensazione strana in bocca, cioè un sapore strano in bocca. Questo invece l'hanno probabilmente modificato e hanno messo menta e olio essenziale di pino, e devo dire che in bocca è gradevole, cioè il dopo è gradevole, non ha quella sensazione. A me dava la sensazione di avere, non so, quando aveva finito l'effetto, mi sembrava di avere della cipolla in bocca. Vabbè. Quindi non so se era solo per me o altre sensazioni. Comunque, questo qui, anche questo che era in offerta, 3,49 euro. Poi io dico 3,49 euro in offerta? Sì, cioè, rendiamoci conto, eh. Poi, anche questo era in offerta ed ero assolutamente curiosa di sentirlo. Spero di non aver sbagliato. Mamma. Oddio, che buono. Buono, buonissimo questo. Buono, qualcosa di antico. Mamma mia. Questo è rosa nera e labdano della serie Tesori d'Oriente. Questi non li ho mai provati, eh. Anche questi erano in offerta. Sempre se riesco, a Tesori d'Oriente a 1,99 euro. Questo è 760 ml, caro, eh. Poi ho preso cera, no, cera probabilmente, cera per i capelli, perché tante volte il gel non va bene, la lacca te li fa stare male. Quindi con questa qui, passata nelle mani, gli dai un pochino di forma a quelli che sono i capelli, sia io come mio marito e mio figlio, che il gel non lo vuole mettere. E questo qua in teoria, ah, è completamente trasparente, non ha neanche tanto, no, non ha proprio odore. Vabbè, ma me la danno così, cioè così che tutti possono aprirla. Vabbè, dice semi di lino e cristalli liquidi. E la cera è venuta 3,25 euro. Scusate se continuano a ammazzarmi. Poi abbiamo invece quelli che sono i Mentadent, dentifrici Mentadent, uno è White System e l'altro è White System di carbonato, quell'altro è carbone attivo. Questi anche loro erano in offerta a 1,69 euro. Tutta la categoria Mentadent era tutta in offerta a 1,69 euro. Poi c'era in offerta anche questo Malizia Uomo acqua, c'è, cioè, tutta l'acqua, vetiver e un altro che non mi ricordo. Spero di aver preso bene, perché io con i profumi sono un po' fissata, nel senso che quando io comincio a sentire un profumo che mi va storto, basta, per me io non lo devo più sentire, mi dà fastidio. E quindi questo adesso lo provo. Come si fa? Così? Proviamo.
Questo sa di uomo. Buono. Questo sa di uomo. Questo mi piace perché, raga, un uomo deve avere il profumo buono, che sa di uomo. Ok? Uomo deve sapere di uomo. Poi, questa è l'ultima. Fiocchi di neve. Io adoro il lampone. Lo adoro letteralmente. Se c'è qualcosa, io lo prendo. Questo dice novità, fiocchi di neve sono, cioè quando ho letto gli ingredienti. Allora, vi leggo la descrizione. Intenso sapore dei lamponi e l'aroma avvolgente della meringa. Cosa vedete? Si uniscono per regalare un momento unico, un caldo infuso fruttato, naturalmente dolce e perfetto, da gustare in qualsiasi momento. Riscalderà le fredde giornate invernali. Adesso è arrivato l'inverno, tra virgolette, siamo ancora a novembre, ma tra poco farà freddissimissimo. E quindi questo l'ho trovato invitantissimo. Questo 3 euro, no, 3 euro, sì, 3 euro, questo era l'ultimo, no, non potevo farmelo scappare. Di questo ho preso anche un'altra versione con la cannella, che per me sta proprio di inverno, di Natale, e quando la uso, la bevo, sprigiona proprio questi sentori di cannella molto forte, di cannella, di spezie, è buonissima, e sta proprio di inverno, per me quelle sono le essenze dell'inverno. Quindi questo è tutto il mio bottino acqua e sapone. Spero di avervi dato qualche consiglio sui vostri acquisti. Adesso vado subito a provare questo perché mi serve e vedo se è efficace. Vi metterò magari un piccolo short dove vi dico ok, oppure lasciate stare, usate la candeggina normale perché tanto questo qua non fa niente. Speriamo per lui che sia efficace. Quindi io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video, sempre se vorrete, iscrivetevi, scampanellate, commentate, fate quello che volete, siete i benvenuti a casa mia.